Allora, mi ricordava il direttore generale che la giornata di oggi è anche in streaming. Perché in streaming? Perché avevamo avuto un numero abbastanza elevato poter avere la giornata in streaming, cosa che abbiamo fatto e quindi speriamo che di là dallo streaming ci sia effettivamente gente che ci sta ascoltando. Prima di iniziare vorrei portarvi 2 minuti di presentazione, perché per il direttore generale ha centrato quello che è la giornata, poi dobbiamo anche capire perché siamo arrivati a questa giornata e qual era, diciamo, un po' lo scopo. Allora, se vi ricordate, con il regolamento precedente a questo, 761, e la possibilità a tutte le organizzazioni di registrarsi, EMAS, abbiamo avuto una esplosione delle registrazioni EMAS delle pubbliche amministrazioni, tale che ci aveva in qualche modo anche sorpreso di questo numero elevato di registrazioni, tant'è che in poco tempo siamo diventati i primi in Europa per il numero di registrazioni della pubblica amministrazione. Tutto questo avveniva però fino a una certa data, che è intorno al 2011-2012. Poi ci siamo resi conto che c'è stata un'inversione di tendenza molto forte, pari a quello che è stato il tempo di salita molto veloce, ma contrariamente stiamo scendendo con altrettanta velocità. Quindi in poco tempo ci siamo trovati di fronte a una situazione abbastanza evidente di calo di registrazione della pubblica amministrazione e ci siamo anche domandati un po' il perché di questa situazione. Però mentre su quello che poi sono le motivazioni, a breve uscirà anche un rapporto tecnico di ISPRA che ha fatto insieme all'Università di Madrid proprio sulle motivazioni del perché le organizzazioni escono dalla registrazione EMA, se questo riuscirà a breve, non vogliamo soffermarci sulle motivazioni perché si esce, vogliamo soffermarci sul perché la pubblica amministrazione a un certo punto ha avuto questa involuzione. Cioè, quale potrebbe essere stato l'evento che in qualche modo ha fatto sì che ciò avvenisse? Noi riteniamo che un elemento, tra tanti che ci possono essere, di questa involuzione è il non aver dato da parte della pubblica amministrazione il giusto peso a quello che noi definiamo come gli aspetti direttivi. Cioè, ci siamo sempre fermati a una situazione, nonostante noi sollecitassimo la pubblica amministrazione non a riferirsi solo a quello che era il problema delle proprietà della pubblica amministrazione. Abbiamo sempre cercato di indirizzare la pubblica amministrazione su aspetti più di natura territoriale che di natura legata ai propri, diciamo, beni. Questo aspetto però probabilmente non è stato concepito come un elemento strategico da parte della pubblica amministrazione, tant'è che tutti i casi che abbiamo individuato sono andati oltre quello che poi sono delle problematiche spicciole. E quindi ci siamo resi conto che probabilmente questo della gestione delle pendine, ma non avete detto in qualche modo che riguarda il costo delle aspette indirette, se non per dire che sono quelli con cui la pubblica amministrazione è costretta a interagire con altri partner, con altri soggetti, con altri operatori e capire come si possono gestire. Ma mentre per un'organizzazione che fa trasformazione la cosa è abbastanza limitata, non lo è per la pubblica amministrazione, che ha negli aspetti indiretti, ovvero quello che succede sul territorio, invece un ruolo estremamente importante. Ce lo chiedeva già la Comunità Europea col 761 queste indicazioni, ce lo chiede ancora oggi. La pubblica amministrazione deve avere come propri obiettivi strategici quello della gestione della governance sul territorio. E è questo quello che a noi ci ha fatto riflettere. Ecco perché volevamo sentire e convenire con voi se questo è effettivamente l'elemento. Non voglio parlare di novità, perché non è una novità, ma è un elemento sul quale poter fare focalizzare l'attenzione da qui andando in avanti. È evidente che le situazioni che abbiamo analizzato non tutti poi si sono fermati a quello che è la gestione degli aspetti diretti. C'è chi in qualche modo è riuscito anche ad andare avanti e ha cercato di, attraverso lo strumento di EMAS, di andare oltre la problematica, diciamo, spicciola, cercando di coinvolgere su progetti di natura strategica altri soggetti e altri operatori che stavano sul territorio. Ecco il motivo per cui oggi vorremmo affrontare il tema e chiamando al tavolo, per di quella mattina e ancora più nel pomeriggio, chi ha avuto questa visione un pochino più
lungimirante, una visione un pochino più allargata di come gestire il territorio attraverso lo strumento di EMA. E quindi, ed ecco poi che chiamerò sul tavolo del primo tavolo le persone che verranno un po', non vuol dire rappresentare quello che è stata la loro esperienza, perché è un'esperienza, non è un'esperienza finita, è un'esperienza che parte, un'esperienza dal quale effettivamente dobbiamo poi, no, avere una possibilità di vedere un futuro un pochino più allargato. Quindi non possiamo parlare di un'esperienza, l'esperienza è una cosa che sembra definita, non lo è. Pensiamo che l'esperienza non sia una cosa finita, ma sia invece uno start-up per guardare avanti. Tra i primi sei relatori, ovviamente qui non abbiamo lo spazio per sei relatori, non abbiamo chiamato tavolo rotonda, in realtà non abbiamo una tavola rotonda per poterlo fare nell'uso funzionale della tavola rotonda, quindi ci vedremo impegnati in due fasi. Quindi adesso chiamerò i primi tre interventi della mattinata e poi chiamerò i successivi tre interventi, e così faremo un po' una tavola quasi rotonda fondamentalmente. Però non possiamo, per come siamo logisticamente strutturati, non possiamo fare andare al mondo nella sua essenza. Allora, iniziamo la giornata, mettiamo sul tavolo l'ingegnere Maria Rita Cattani della provincia di Trento, il dottor Gianluca Barbacovi, progetto Val di Norma, e l'ingegnere Alessandro Nota, che è lo spin-off del Politecnico di Torino del progetto Gran Mongioia. Quindi i loro tre, con loro tre si aprirà la giornata. E allora, logisticamente, chi fa il primo si mette in questa posizione, perché chi avrà anche la possibilità di... Quindi sentiremo questa prima tornata di relazioni, e poi vedremo, faremo successivi, faremo poi una breve sintesi di queste sono state i primi passaggi.